sorgiva che resta sopraelevata rispetto al lago e poi va a scaricare lì sotto. Questa è più contenuta, no, anche questa non è 70, ha già perso un po' di caloria, però si vede che fuma, insomma, è già bella calda. Quella più calda è proprio quella che esce direttamente dal terreno lì, e lì veramente scotta. Ora, lo sapete come mai c'è l'acqua termale qua sui Colli Ugani? Vulcanica. Perché gli Colli Ugani sono di origine vulcanica, certamente, però il vulcanesimo si è manifestato più di 30 milioni di anni fa. E speriamo che resta altri 30 milioni di anni. No, no, questa è acqua meteorica, acqua che è piovuta nelle Prealpi Vicentine e Veronesi, che essendo di roccia porosa, quindi carsica, permettono all'acqua di entrare nel terreno, va giù in profondità, arriva quasi a 3000 metri e si riscalda andando giù verso il centro della Terra. A un certo punto trova uno strato di dolomia principale, che è una roccia impermeabile dove non può scendere oltre. Quindi scivola lungo questa faglia finché trova sbarramento creato ai Colli Ugani, che è un blocco di lava costretto a risalire. Ecco perché le sorgenti sono tutte attorno ai colli. Sicuramente magari una parte se ne andrà anche sul sottosuolo, chissà dove va fuori. Però insomma buona parte ne esce e viene su attorno ai colli. Per fare questo percorso, sembra dagli ultimi studi, sembra che ci metta 60 anni o anche di più. Da dove cade? Da dove cade? Quando attraversa le rocce ne estrae sali minerali. Quando esce a tutti gli effetti è diventata acqua termale minerale. Da queste parti abbiamo la salso bromo iodica soprattutto, perché qui una volta c'era il mare, strati di sal gelma nel sottosuolo fanno sì che quando l'acqua li attraversa ne estrae il sale, il bromo, lo iodio. Se dovesse attraversare una...
Thank you.